My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici di Io Sono Tornata con il grande Igor Pasin. Ve l'avevo detto, non potete mancare a questa incredibile esperienza di vita country, ovviamente country in base all'esperienza che ha vissuto lui, ma è un'esperienza che risale a tempi vecchissimi, secoli fa, anche se ha 18 anni soltanto. Oh, ecco così mi piace. Ciao Igor. Ciao. Allora Igor, l'altra volta mi raccontavi che grazie a tua cugina eri riuscito ad entrare nella base americana di Vicenza, però quando ti sei trovato questo famoso giovedì sera che aspettavi con ansia da tantissimo tempo, poi non hai trovato, sei rimasto perplesso perché non hai trovato quello che ti aspettavi. Cosa vuol dire? Sì, due motivi. Vai. Allora, non ho trovato le persone che avevo visto alla caserma ballare, che erano delle ragazze italiane con cui potevo parlare, potevo comunicare, potevo, perché l'inglese non lo sapevo. L'altra cosa è che non avevo coraggio di andare la a ballare. La timidezza, ok. Anche perché non ero sicuramente portato a quello che era il ballo, almeno all'epoca. Quindi ti piaceva la musica, ma non eri ancora in grado di, non eri un appassionato ballerino. No. Mi avevi detto che hai visto la prima volta che ti sei affacciato al mondo del country due tipi di balli diversi, il two step e la line dance. Sì. Quale delle due? Però ti prendeva di più, ti piaceva di più? Allora, quella che mi piaceva di più era la line dance, per me era nuova, era una novità, dove tutti quanti in linea facevano gli stessi movimenti con quello stile che era caratterizzato da quell'idea del country, perciò con degli stomp, usando appunto il vestiario adeguato, il cappello, gli stivali, ed era un ballo comunque molto allegro. Quello che c'era lì erano poche line dance, ma quelle che ho visto erano allegre, saltate, erano... Alla fine di tutto, un gossip per Playa Latina Web TV, ma il country l'hanno portato gli americani in Italia? È arrivato con loro, poi che hanno divulgato il country sono stati gli italiani che l'hanno imparato all'interno della caserma, non sono stati gli americani che l'hanno portato fuori dalla caserma, se non qualche eccezione. I primi sono stati degli italiani che dalla caserma sono venuti fuori. E two step che cos'è in realtà? Two step è il ballo di coppia, che può essere definito liscio in stile country, questo è il loro ballo tradizionale, che è un po' quello che per l'Italia è liscio. Ok, e il country swing? Sì. Il country swing invece era collegato al two step, dove con lo stile country, lo stile che avevano loro, come li ho visti ballare, mettevano i giri, quelli che ero abituato a vedere con il latinoamericano. Perciò tutte quante delle varianti, delle figure fatte fare alle ragazze con questo ballo di coppia, però fatto con uno stile che era molto particolare. Quindi non era soltanto una questione di piedi come di solito al country, ma c'era proprio il movimento, sì, delle mani, il giro. In questo caso coreografico coppia, sì, al massimo, doveva essere bellissimo. Mi spieghi la differenza fra il country classico, se lo posso chiamare così, scusa se uso dei termini che non sono corretti, e questo Catalan style di cui sento parlare ultimamente? Ah, ok. Allora, la differenza tra il country classico e il Catalan style per me è la stessa cosa. Ok. C'è una differenza tra quello che è il country classico e il country moderno. Ok, ok. Il country classico che cos'è? Che cos'è il moderno? Affinché io, che non ho un'idea di country, possa imparare anch'io. Sì. Ok, il country classico io lo definisco quello che ho visto appunto negli anni, i primi anni 90, che ho cercato di imparare, di portare avanti, dove quelli che mi hanno insegnato a ballare, diciamo, erano tutti i Marines che venivano dagli stati del sud-ovest degli USA. E loro lo vivevano come cultura, come modo di esprimersi, come modo di vivere. Okay? E stavano anche molto attenti a quello che era il tipo di movimento, il tipo di ballo da fare, c'erano i balli più adeguati alle donne, quelli più adeguati agli uomini, perché era comunque un popolo molto orgoglioso, perciò devono stare molto attenti anche a ciò che davano a vedere. E le line dance erano la maggior parte delle line dance più portate per le donne ideologicamente, gli uomini erano molto pochi a farle, però c'erano alcune line dance che erano prettamente maschili.
Ma tu pensa. E invece il country moderno che dicevi prima? Il country moderno, diciamo che viene fuori dalla parte un po' più commerciale di quello che è la musica, che è partito da Nashville ed è stato un insieme di balli che hanno avuto crescita in America comunque, ma non prettamente legati a un movimento legato appunto a chi viveva lo stile country, quello ideologico del cowboy, dell'allevatore, del contadino. Quindi si è passato dalla cultura country, dal modo di vivere country, a semplicemente una musica commerciale che potesse far ballare. No, non era la musica commerciale, inizialmente era tutta musica country. Diciamo che sono state delle rivoluzioni diverse, come il liscio si è evoluto qui da noi in maniera diversa tra quello che poteva essere il Veneto, quello che poteva essere il centro Italia, perché da una parte lo vivevano un po' più sotto l'aspetto culturale, dall'altra parte, principalmente nelle grandi città, sotto l'aspetto commerciale, perciò bisognava trovare qualche cosa che portasse più affluenza, dove le persone potevano individuarsi di più. E quindi è nato questo country moderno. Diciamo di sì, ci sono stati, c'è stato tutto un percorso che ha portato a questa evoluzione. Per spiegarla ci vuole un po' di tempo, però un bel po' di puntata. E allora noi ci fermiamo qui. Grazie Igor, così lascio la pollina in bocca ai nostri telespettatori. Noi vi aspettiamo alla prossima puntata, che andiamo avanti nello scoprire questo magico mondo che è il mondo del country. Ok? Okay. Grazie. Ciao. Ciao. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems, sadly in search of